Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Grande partecipazione e commozione, soltanto qualche momento di polemica oggi a Napoli ai funerali di Gianni Cesarano, il ragazzo 17 anni ucciso con un colpo di pistola la notte del 5 settembre. La polemica è stata del presidente della circoscrizione Giuliana Di Sarno, che voleva esporre in chiesa uno striscione contro la camorra, ma don Antonio Loffredo, il parroco della chiesa di San Vincenzo alla Sanità, dove sono stati celebrati i funerali, ha tagliato corto. Questa è una chiesa, è stato consentito eccezionalmente soltanto l'esposizione e lo striscione degli amici con la scritta Jenny vive. Jenny è salito in cielo, ne siamo sicuri perché in purgatorio c'è già stato. Così il parroco di San Vincenzo alla Sanità, don Antonio Loffredo, si è rivolto ai genitori e agli amici del 17enne ucciso il 5 settembre scorso, proprio dinanzi alla chiesa nel rione Sanità, che grimivano la chiesa per i funerali. Don Loffredo ha additato come esempio il comportamento della madre di Jenny, dalla quale sono venute soltanto parole di pace. Il parroco ha anche invitato a recitare la preghiera dell'angelo custode a quanti passano davanti all'albero piantato sul sagrato della chiesa, dove piccole icone di santi, lumini e bigliettini ricordano il giovane ragazzo. Se domenica 6 settembre solo poche decine di persone avevano partecipato alla messa celebrata all'esterno della chiesa da padre Alex Zanotelli, oggi il rione Sanità ha risposto massicciamente. Oltre 1.000 i partecipanti ai funerali del 17enne, con centinaia di persone rimaste all'esterno della chiesa. Poi la bara di Jenny è stata portata a spalla dall'uscita della chiesa fino alla sanità, dalla madre e dagli amici. La madre è rimasta appoggiata con le due mani al feretro, quasi come se volesse sospingerlo. Decine di giovanissimi si sono stretti intorno alla bara bianca, un corteo lento che ha impiegato oltre mezz'ora per attraversare il rione Sanità. All'uscita del rione, la bara, salutata ripetutamente da applausi, è stata caricata sul carro funebre e si è diretta verso il cimitero. Un giovane 27 anni è stato ferito in un tentativo di rapina mentre stava facendo footing a Napoli. Si trovava nella zona di Miano, vicino al bosco di Capodimonte, quando è stato avvicinato da due giovani a bordo di uno scooter che hanno tentato di rapinarlo. Di fronte alla sua reazione lo hanno accoltellato all'addome e al polso, ricoverato all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Si indaga sul, la polizia indaga sull'episodio. Terribile incidente stradale in piazza Municipio. In sella al suo ciclomotore ha cercato di sorpassare una betoniera da sinistra, ma ha perso l'equilibrio dopo aver urtato con il poggiapiedi un New Jersey che separa la strada dal cantiere della metropolitana, finendo con la testa sotto la ruota posteriore del mezzo pesante. A ricostruire l'accaduto sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, unità operativa infortunistica stradale, intervenuti subito dopo il grave incidente stradale tra un ciclomotore e una betoniera avvenuto stamattina in piazza Municipio, costato la vita ad un ragazzino di 15 anni che indossava il casco. Alla guida della betoniera c'era un uomo, 58 anni, il quale non si è accorto dell'accaduto. L'autista si è fermato soltanto dopo essere stato avvertito da un altro motociclista che ha assistito alla tragedia. Il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell'incidente e la rimozione della salma, disposti anche i test alcolemici e tossicologici per il conducente della betoniera. Una pistola e 17 cartucce sono state trovate in un nascondiglio nel quartiere Soccavo a Napoli dagli agenti del commissariato di polizia San Paolo, da giorni impegnati in una serie di controlli dopo i numerosi episodi intimidatori che si sono verificate nella zona. Armi e munizioni in un garage in via vicinale, Palazziello. Controlli della polizia
A Rione Traiano, periferia occidentale di Napoli, dopo le sparatorie e gli episodi di intimidazione dei giorni scorsi ed un vero e proprio arsenale è stato scoperto dai carabinieri in questo rione. Fucili a pompa, mitragliette, pistole, centinaia di colpi, giubbotti, antiproiettili, sequestri anche di cocaina, hashish e marijuana. Via Orazio Coclite, via Romolo e Remo, via Tertulliano è l'area di intervento dei carabinieri della compagnia di Bagnoli con rinforzi delle compagnie di intervento operativo dove i militari hanno eseguito decine di controlli e perquisizioni. Insieme alle armi, chiuse accuratamente in borsoni e pronti all'uso, sono stati trovati dai carabinieri 400 grammi di hashish, 60 grammi di cocaina, 1,3 kg di marijuana suddivisa in centinaia di dosi, pronte per essere messe sul mercato, 6 bilancini di precisione. Nel corso delle operazioni sono state rimosse 4 porte blindate, 6 cancellate installate abusivamente a protezione dei locali utilizzati per le attività illecite. Arrestate 3 persone, Nunzia Fabiano, 45 anni, già nota alle forze dell'ordine, per violazione agli obblighi della sorveglianza speciale, una donna 51 anni napoletana incensurata per detenzione a fini di spaccio di droga, Antonio Sigillo 28 anni già noto per detenzione a fini di spaccio di droga. 5 antichi corni di rinoceronte risalenti a 2-3 secoli fa sono stati rubati la scorsa notte dal Museo Zoologico di Napoli nella centralissima via Mezzocannone, la zona dell'università. 5 corni antichi di rinoceronte, risalenti a 2-3 secoli fa, sono stati rubati la scorsa notte nel Museo Zoologico di Napoli, nella centrale via Mezzocannone, nella cittadella universitaria. 2 dei 5 corni sono alti circa 1 metro, gli altri un po' più piccoli. Il valore complessivo è stimato in alcune centinaia di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro di Napoli, che stanno eseguendo le indagini. Non è la prima volta che si verifica un furto del genere, era già successo un mese fa anche a Genova, perché oggi con i pezzi rubati nel mercato nero si possono raccogliere fino a $80.000 al chilogrammo. Per questo in un anno sono stati messi a segno furti nei musei universitari di Macerata, Pisa, Modena o in case d'arte come a Milano, fino a Genova e ora a Napoli. Rilasciavano certificazioni mediche senza aver effettuato le verifiche delle condizioni di idoneità previste dalla legge. Si tratta di 5 medici individuati dalla Polizia di Stato di Napoli che oggi sono stati destinatari di misure cautelari per aver rilasciato certificazioni in maniera fraudolenta. L'indagine è partita nella primavera dello scorso anno quando il personale del distaccamento della Polizia Stradale di Nola ha accertato che 5 medici operanti in strutture pubbliche come ASL o in comandi delle forze armate emettevano certificazioni mediche attestando l'avvenuta verifica delle condizioni di idoneità per il rinnovo delle patenti di guida senza però mai aver effettuato controlli. Gennaro, il sangue di un popolo, seconda edizione in occasione della festa del Santo Patrono San Gennaro. Tra i protagonisti i ragazzi del progetto Canta, Suona, Cammina, promosso dalla Diocesi della Regione Campania, organizzato dalla SCABEC. Sul lungomare di Napoli ci sarà una nuova edizione a favore dell'inclusione sociale con A Caccia di Sorrisi a cura di Unitalsi, mentre per le strade del centro storico ci sarà la gara podistica per San Gennaro, museo diocesiano, Duomo e Sagrato della Cattedrale saranno invece il palcoscenico di un musical Sangue Vivo. Il sostegno economico è a cura della Camera di Commercio di Napoli che, come ha affermato il presidente Maurizio Maddaloni, ha voluto sostenere queste iniziative della diocesi per rafforzare una community estesa intorno a San Gennaro. Una serie di iniziative concrete volte a creare una migliore accoglienza a turisti che vengono numerosi nella nostra città. Questo registriamo una stagione estiva assolutamente positiva ed ecco perché la vogliamo prolungare oltre l'estate, arrivando fino a ottobre con questa serie di iniziative, subito dopo, fermo novembre a dicembre, con il Ponte dell'Immacolata cominceremo con le iniziative di Natale a Napoli. Abbiamo pensato a una serie di iniziative che coinvolgesse un po' tutti, quindi non so, dal Teatro San Carlo, dai pittori giovani, questi giovani che hanno dipinto un San Gennaro cosiddetto moderno, alla corsa podistica, quelli affetti da portatori di handicap, insomma che ci sia una partecipazione di tutti in modo che San Gennaro diventa un po' quel punto di riferimento spirituale anche per svolgere bene queste attività a carattere socioculturale che si svolgono nella nostra città.
In un locale nascosto in una botola ricavata da un box auto venivano nascosti 7 kg di marijuana. Per questo motivo a Torre Annunziata i carabinieri della locale stazione hanno arrestato con accusa di detenzione e fini di spaccio Carlo Monaco, 46 anni, già noto alle forze dell'ordine. Durante specifici controlli i militari dell'arma hanno perquisito il box rinvenendo la botola d'accesso contenente la droga. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Poggioreale. UGL, una nuova serie a Napoli. Inaugurata a Napoli all'altezza di Traversa Nuova Marina 8, la nuova sede dell'Unione Generale del Lavoro. Nell'occasione è stato illustrato il Sud Act, un piano che presenta delle proposte per il rilancio del Mezzogiorno d'Italia. In particolare, l'attenzione è posta in Campania per il settore agroalimentare, in Puglia per l'ambiente, in Calabria per le infrastrutture, in Sicilia per i fondi europei, in Abruzzo per le energie rinnovabili, in Molise per il welfare, in Sardegna per il lavoro, in Basilicata per lo sviluppo del territorio ed in Tunisia per la cooperazione. Così Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'UGL. Puntiamo nel preparare una piattaforma rivendicativa per il Sud che è stato completamente dimenticato dal governo. Anche i governatori di tutte le regioni del Sud, pur venendo dalla stessa area politica, non si sono riusciti a raccordare, a preparare una piattaforma comune. Noi con questa iniziativa vogliamo provare a fare nuove proposte per la rinascita del Sud. Il Sud è parte integrante dell'Italia e l'Italia senza il Sud non può andare avanti, non può crescere. Presente all'inaugurazione della nuova sede napoletana dell'UGL anche il vice segretario dell'Unione Generale del Lavoro Giancarlo Favoccia. Facciamo proposte, quindi coinvolgiamo la società civile, coinvolgiamo le imprese, i sindacati a discutere per ogni regione, per ogni città del Sud le nostre proposte per creare lavoro e sviluppo. Il rapporto Svimez è indicativo sul Sud, lei pensa che il governo ha avuto poca attenzione verso il meridione? Il rapporto Svimez è terrificante, siamo un paese povero all'interno della settima potenza industriale che è l'Italia. Una scuola illegale frequentata da circa 60 bambini, tra i 5 e gli 11 anni di età, tutti originari dello Sri Lanka, i cui genitori pagavano una retta di circa 50 euro al mese, è stata scoperta dalla Polizia Municipale di Napoli in uno stabile d'epoca di via Broggia, nel centro della città. La struttura, che si trovava al quinto piano del palazzo, è risultata priva di qualsiasi autorizzazione. I genitori dei piccoli accusati di evasione scolastica sono stati rintracciati dagli agenti. Alle forze dell'ordine hanno riferito che il loro intento era quello di conservare l'istruzione e la cultura del paese. Circa un mese fa, sempre la Polizia Municipale ha scoperto un asilo nido abusivo con 32 bambini con pochi mesi di vita e fino ai 3 anni di età in piazza Cavour. Riprende la sua vecchia attività il centro di assistenza agli immigrati della struttura Ritiro San Vincenzo nel cuore di Napoli, dopo 2 anni di chiusura, durante i quali le attività didattiche per gli immigrati si sono svolte nella scuola Casanova a Costantinopoli. Da oggi si torna tra i banchi al terzo piano, dato incomodato d'uso gratuito dalla comunità di Sant'Egidio, di un edificio di proprietà del comune di Napoli riqualificato grazie ai fondi europei attraverso il Ministero dell'Interno per un importo complessivo di 1.600.000 euro. Gli immigrati impareranno o continueranno ad imparare, per chi ha già frequentato, la lingua italiana, anche perché primo fattore di integrazione è conoscere la lingua della società dell'accoglienza, così da evitare discriminazioni e il fenomeno dell'autoemarginazione. Beni complessivi per un valore di 2 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, Annunziato Cirillo, 63 anni, ex agente della Polizia Municipale condannato in primo grado per concorso in associazione di tipo mafioso. L'indagine patrimoniale dei militari ha consentito di accertare la natura illecita del denaro utilizzato per l'acquisto dei beni mobili e immobili sequestrati. I militari hanno messo i sigilli a numerosi appartamenti, magazzini e negozi tra Bosco Reale e Tortora, vicino Cosenza. I vincitori del nono premio, nona edizione del premio La Ginestra.
Gilberto Lonardi, professore emerito dell'Università di Verona e il vincitore del premio La Ginestra 2015, assegnato a personalità della cultura, del teatro e dello spettacolo che si sono distinte nello studio delle opere di Giacomo Leopardi. Il premio, giunto alla sua nona edizione, si è svolto nella consueta sede di Villa della Ginestra a Torre del Greco, che ospitò il poeta tra il 1836 e il 1837. La manifestazione è organizzata dal Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani in collaborazione con la Fondazione Ville Vesuviane, l'Università Federico II e il Conservatorio di San Pietro a Maiella. Ascoltiamo il professor Lonardi ai nostri microfoni. Diciamo che qui nell'ultima fase della sua vita Leopardi cambia pelle molto più di quel che si creda, lasciando Recanati negli ultimi 7 anni circa della sua esperienza. Assorbe nuovi stimoli, nuove attenzioni. La Ginestra in questo senso è un luogo di verifica di quanto diventi ancora più complesso il mondo di pensiero, il sentire di Leopardi, il manifestarsi attraverso il linguaggio poetico. Circa il premio, intervenuti Matteo Palumbo, coordinatore, e i membri del comitato scientifico Fabiana Cacciaputi e Paola Villani. Tutto questo ci ha permesso di mettere assieme veramente un ventaglio di autorità che non possono che essere di grande onore per il premio, e di dare una dignità e una forza davvero tutta originale a questo premio. Uno dei premiati è stato proprio Mario Martone, dopo la sua preparazione teatrale delle operette morali, prima del film, quindi alcuni anni fa. E questo è un po' un occhio che si ha un occhio particolare per tutti coloro che sono impegnati a livello serio, profondo, ma con diverse prospettive sull'opera di Giacomo Leopardi. Leopardi non solo riesce a parlare a noi, ma ha visto molto prima di noi cose che noi continuiamo a non vedere ancora. Allora la possibilità di leggerlo, e di leggerlo appunto pianamente fuori dalle accademie, è il modo migliore per farlo entrare nelle nostre biblioteche, nelle nostre stanze e nel nostro cuore. Presente il presidente del Centro Nazionale Studi Leopardiani, Fabio Corbatta. Vi è l'ipotesi una serie di collaborazioni tra alcune realtà napoletane che sono importantissime nelle vicende di studi leopardiani, come la Biblioteca Nazionale di Napoli, come le università, come questo stesso premio, con i quali è ipotizzata una collaborazione per i prossimi anni, dove è possibile insieme al premio vedere sviluppare altre iniziative. Agivano in coppia mettendo a segno furti di materiale informatico nelle scuole. Dopo l'arresto circa un mese fa di uno dei due componenti, i carabinieri di Vico Equense hanno oggi arrestato il secondo ladro. Si tratta di Vincenzo Mariniello, 36 anni, con l'accusa di furto aggravato in concorso. Salviamo la vista con la prevenzione. Grande partecipazione di giornalisti e familiari all'iniziativa Occhio alla Vista, promossa dal Movimento Unitario Giornalisti in collaborazione con l'Associazione Modavi, Federazione Provinciale di Napoli Onlus, e la Delegazione Campana dell'Unione Italiana Ciechi. Sono state infatti oltre 200 le persone che si sono recate a Piazza Trieste Trento a Napoli presso l'unità oftalmica mobile per ricevere una visita oculistica gratuita. Con questa iniziativa il movimento inaugura un modo nuovo di esercitare la solidarietà e la mutualità all'interno della categoria, ha spiegato il presidente del Movimento Unitario Giornalisti, Mimmo Falco. Questa è la prima iniziativa dopo la pausa estiva, altre ne seguiranno. È un modo per dimostrare come la categoria possa fare squadra, come possa essere unita rispetto a problemi importanti che sono quelli della salute. Soddisfatto Enzo Massa, neopresidente della Delegazione Campana dell'Unione Italiana Ciechi. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ne viene fatta poca di prevenzione, quasi zero, laddove sarebbe importante impegnarsi in questa direzione anche per abbattere i costi sociali. Il Movimento Unitario dei Giornalisti ha una convenzione di collaborazione con l'Unione Italiana Cieca degli Ipovedenti proprio per esaltare i temi della prevenzione e dell'accesso alle informazioni e alle conoscenze per quanto riguarda le tematiche dei disturbi visivi. Questa iniziativa va nel corollario delle tante iniziative che da qui in avanti saranno fatte proprio per la prevenzione, per l'informazione, e attraverso i giornalisti noi vogliamo portare alla collettività.
La Meari Verde di Giancarlo Siani, l'auto con la quale il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra si spostava, tornerà a circolare per la prima volta per le strade di quella Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove aveva iniziato il suo lavoro e di cui aveva raccontato i tanti problemi, a cominciare dalla prepotenza dei clan. L'iniziativa si svolgerà il prossimo 21 settembre, nella ricorrenza dei 30 anni dall'omicidio in piazza Leonardo a Napoli, sotto la sua abitazione, ad annunciarlo l'assessore alla cultura del comune di Torre Annunziata. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni. Vi ricordo che se volete partecipare con le vostre domande alla nostra trasmissione Lente di Ingrandimento, ospite il sindaco ogni settimana, potete scrivere a redazione@televomero.it. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.